Dai, Tony da Milano, vai, Tony, dimmi. Zelensky, drogato, servo della NATO. Zelensky, drogato, servo della NATO. Oh, ragazzi, comunque mi sono convinto. All'inizio ero titubante, ma mi sono convinto. Studi, certo. Nato. Lui ha i numeri per poterlo dimostrare. Vabbè, ma ci mancherebbe fermi altro, tutti, certo. Tony, provincia di Milano. Che paese, dai. Tony, che c'è? Urrà. Allora, ecco un altro, ecco l'altro filo rosso, siamo 42 e abbiamo realizzato la trasmissione. Ce ne sono tantissimi. C'è la loro cultura, cioè si basa su. C'è Tony da Milano. Fermo un attimo, c'è Tony da Milano. Che vuole, Tony? Ragazzi, da Milano. Sì, che vuoi, Tony? Che vuoi? Io canterò da Kharkiv a Mariupol, de Nazi, fichiamo Kiev, il battaglione Azov. Questo è dalla parte. Questo... Uniti a lottare tutta la settimana, la passo nel Donbass e non c'è tregua, non c'è rassegnazione. Abbiamo la lezione avanti, antifa. Urrà! Questo, ragazzi, Tony, fermo un attimo, giù una foto che devo. Mi passi sempre quel collegamento di Parenzo che voglio parlare. Sei con l'auricolare col via voce, Stefano? No, aspetta un attimo. Che niente, solo... Gian Bologna, che vuole Gian Bologna? Dimmi. Las Malvinas sono argentinas ed è morta la regina. Minchia, Cruciani, quanto mi sei mancato. Cioè, non ho capito, tu naturalmente sei esulti per la morte della regina, questo è il punto. Vabbè, io dico, ogni volta che muore un monarca è un giorno di festa. Ti proteggiamo noi, guarda che ti invitano ancora a Rete 4, no, mandalo in onda tranquillamente. Tony da Milano, calma Tony, cosa vuoi stasera, Tony? Giuseppe Cruciani, sei un vigile urbano. Vuoi diventare questore di Milano, ma perché non dici? Ci zittisci e non ci fai paura, ce ne fottiamo della tua censura. Ma oh, brutto questore maledetto. Ma di chi stai parlando? Di me? Io sono questore maledetto. Innanzitutto, porta rispetto per i pastori. Esatto, innanzitutto questo è il punto fondamentale. Che vuoi? E crudeli. Vabbè, crudeli. Tony da Milano, vai, non siamo crudeli. Tony da Milano, dimmi. Che confusione sarà quell'aeroplano, c'è pure un drone che sgancia bombe a mano, stringi il plotone e stammi più vicino, e chi non salta, bastardo ucraino. Ragazzi, sono diventato berlusconiano. Questo è pazzo. Non ti possono mica sequestrare. Tony da Milano, vai Tony, dimmi. È pomeriggio, il buio cala, metto la radio ed accendo la zanzara, ma appena senti un interventista lo metti giù perché ormai sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del dottore, un burattino sei diventato, della Meloni e di tutto il padronato. Ma che vuoi, Tony? Bastardo, ma giù un attimo, Tony, che è un coglione. Di tutto il padronato, era tanto, sì, che si padronato, parlava del padronato. Il padronato, la colpa. Sei dei five star. La colpa è di chi mette Tony in piedi quel circo. Tony da Milano. Il nano cocainomane che pippa tutto il giorno, la grande armata russa lo spazzerà ritorno. Perché non si può parlare, ma non si può dare del cocainomane a Zelensky, ma sei una vergogna, Tony. Dai, mettimi giù, pagliaccio. Tu vorresti che Fazzolari l'avesse detto, io però non Tony so. Da Milano, Tony da Milano. Personalmente, se tu mi dici, credi di più a Capezzone o a Fazzolari? Io credo, scusami, a dimmi, che c'è? La tagliata non si sa, ma la grande armata russa presto lo catturerà. E poi dopo giù i mineri a tirar su più non potrà. Ma chi è? Tira la coca, tira la ora. No, basta con questa storia. No, basta con questa storia. Arriveremo e ti prenderemo e poi più niente di te si saprà. Oh, coglione, ascoltami bene. Reazionario, questo è pazzo. Oh, questo qua tu ti sei permesso. Tony da Milano, dimmi. Tony, grida, dimmi. Forte Berlusconi, ecco. Che paura non ne ha. Finalmente dice la verità. Libertà, questo è l'anarchico. Per il Donbass. Viva il compagno Silvio Berlusconi, terrore dei nazisti e di tutti gli atlantisti. Ma non mi pare, Giuseppe. Che cazzo fai? Ma dove ti trovi? Tony da Milano, vai. Il nostro sogno semplice, svegliarci di mattino, Tony. Veder la Casa Bianca bombardata da Pecchino. Ma come si permette, maledetto? Un saluto, certo, però, a tutti, scusa, Forza Napoli, come ti permetti, maledetto anti-americano, calma un attimo. Allora, Tony, scusa un attimo, com'è la canzoncina quella là di Pecchino, della Casa Bianca? Non ho capito, me la rifai un attimo. Il nostro sogno semplice, svegliarci di mattino, veder la
Casa Bianca bombardata da Pechino. Ci sono altre varianti, o dal Cremlino. C'è un'altra variante, che fa: ma quanto è stato bello alzarci la mattina e vedere la Russia che bombarda l'Ucraina. No, ma questo è osceno, dai. Questo è osceno, questo fai schifo. Questo fai schifo, dai. Invece l'altro va bene, bombardare la Casa Bianca. Devo dire che però fa ridere, è stupendo, dai. Tony da Milano vuole rompere il cazzo. Lorenzo in miniera, Cruciani in fonderia. È questa la nostra radiofonia. Tony, vieni a spostare il motorino, eh. Oh, sì, va bene, dai, che vuoi rubare a casa dei ladri, vuoi? Cosa c'entra? Tony da Milano, avanti, Tony da Milano, se mi dici delle cose contro Berlusconi io chiudo la telefonata, te lo dico, chiudo la telefonata. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, il nostro amato Silvio è in terapia intensiva, ma dietro Mariano dalla provincia di Brindisi, Mariano dalla provincia di Brindisi, non si scherza sulla morte delle persone, ti abbraccio Fabio, ti abbraccio, a presto, ciao, Tony da Milano. Tony da Milano, grazie, Tony, dimmi, grazie. Che vuole adesso Tony? Che gliene frega la dell'orso? La plastica nell'umido, le sigarette in mare, non ce ne frega un cazzo, noi vogliamo solo inquinare. Oh coglione, ascoltami bene. Che vuol dire? Non ho capito. Perché? Perché hai fatto sentire quelli di ultima generazione. Allora te lo prendi e te lo ficchi in ma quel perché? Posto. È un principio. Tony da Milano, mi risulta che quel cretino di Tony da Milano, un narco-stalinista, abbia messo una tenda anche lui. Pensa a te. Tony da Milano. Pensa a te. Vabbè, pensa Tony da Milano, Tony da Milano. Paghiamo i caselli, rubiamo la benzina, vogliamo il comunismo ed odiamo l'Ucraina. Ma come ti permetti, imbecille? Sono tre giorni che ho dormito fuori da Piazza della Scala. Hai dormito fuori perché tu sei l'anarchico che dorme a casa con mammina, imbecille. Se non alla vittima, se non alla vittima. Mano a mano. Ti accorgi che il grano non è più buono perché sa di uranio, la grande avanzata dell'armata russa contro i nazisti della Giovenato. Fermi tutti. Ma chi è spiegare a spostare? No, ma chi è motorino? Sono in motorino. Giambo, vieni qua, ti passo il compagno Giambologna. Ma chi se ne frega del compagno Giambologna? Ma chi è Giambologna? Ma che vuoi? Pieno di figa, fratello. Ma dove? Ma chi è Giambologna? Per due soldi un pippotto Zelensky compro. No, fanculo, vergognati, vi dovete vergognare, tu e Tony, di questo, per il fatto che dite che quello è un cocainomene, vi dovete vergognare. Coniglio. Molto bene, Tony da Milano stasera, ragazzi. Un gran coniglio, è altro che Forza Nuova. Un coniglio, che c'è, Tony? Che c'è? Pure te ti ci metti. Passiamo dai fascisti. In un sottomarino che cercano il Titanic, ma non guida schettino dentro il fondo dell'oceano. Per sempre resteranno compagni. Festeggiamo su, non tornerà. Che te ne frega? Ma è una vergogna questa qua. Sono morti. Sono morti. Tre quarti d'ora. Scusa, Tony. La gente mi vuole sentire, la gente vuole me, Tony, vuole la verità. Beh, viva la gente, sei una merda, tu e allora, tua amica che c'entra? Ma che c'entra la strage di Cutro? Voglio parlare d'altro, coglione. Sei tu che hai fatto la canzoncina sui miliardari morti, mica io, l'hai fatta tu la canzoncina. La gente vi chiede i jingoli, io faccio i jingoli, io sono la parte del popolo. Ma qual è il popolo? Questo si sente investito. Incredibile. Tua sorella come sta? È di qua che mi urla di non urlare.